Non ci crederete, ma persino Mademoiselle Cossard, la maestra che insegnava ai bambini di terza nella scuola vicino al porto, persino lei non si vergognò di abbordare quel mangiacrauti di Monsieur Brasillac. Non è una meraviglia, non le pare, Brasillac? Lui non si sorprese per l'imprevedibile tono confidenziale della maestra e le rispose allargando la bocca quasi priva di denti. Vero, Mademoiselle Cossard, meglio non si potrebbe. Ogni giovedì da anni inondava la città con l'aroma del suo cioccolato che volava fin sopra la cima del faro e ogni anno a Natale spediva il suo fondant fino a Buckingham Palace. Sì, fin sulla mensa di Elisabetta che rispondeva a Mademoiselle con un grazioso biglietto color ciclamino firmato di suo pugno. Con le mani affusolate, delicate, Mademoiselle Van Nuys ora aveva preparato una torta di cioccolato grande quanto l'intera vetrina del suo negozio e con del cioccolato bianco aveva disegnato sulla torta rettangolare i tracciati e le porte di un campo di calcio. Il giorno dopo il giornalaio esponeva i quotidiani come un trofeo. La favola di Pollicino, sì! La rivincita del brutto ladroccolo, sì! Ma un giorno arrivò Frédéric Sugno. Monsieur, fino a 25 anni io sono stato giocatore professionista. Ero nel Paris Joinville. Quando mi mandarono via trovai la felicità giocando come dilettante. Da allora il dilettantismo è diventato il mio cavallo di battaglia. Adesso vivo con un unico scopo. Vorrei che Calais diventasse la bandiera di tutti i dilettanti. Ma sapere di me? Sono qui da 2 anni. Prima, un po' qua, un po' là. Dove capitava? Sono di Metz. Il calcio ce l'ho nel sangue. Come mio padre, come i miei 3 fratelli. Ho giocato in porta fin da bambino. La porta per me è un tempio. Prima di ogni partita la studio, le giro intorno. Quasi fosse un campo minato. Qualche volta la parlo e qualche volta la insulto. Ho capito che è un buon sistema. Mi carica. Il mio sogno? Diventare professionista. Ho cominciato a girare per i club, ma al massimo mi mettevano in riserva. Non piacevo agli allenatori, non mi davano neanche un'occasione. Poi un giorno, ad un allenamento, mi sono infortunato. Il piede mi è rimasto impigliato nella rete. I legamenti del ginocchio hanno ceduto. 6 mesi per guarire. Poi una domenica manca il titolare e mi ritrovo in porta. Neanche fosse una maledizione, a metà partita, KO, lombalgia. Di nuovo a letto. Chiamavano verso l'Avenue Saint-Exupéry, percuotendo tamburi, lacerando l'aria col sibilo di fischietti, ritmando grida e batti di mani. Si erano dipinti la faccia a strisce oro e sangue. Il corteo passò davanti all'Imperiale. Gli avventori uscirono sulla porta per salutare. Uscì anche Sugnò e si accodò, camminò con gli altri, lasciandosi invadere dai fischietti e dal tum-tum dei tamburi, tum-tum! 34esimo minuto del primo tempo, azione velocissima nell'area del NAD. Mathieu Berson, mediano del Calais, è impegnato in dribbling, gioca duro, al limite del pallo, Berson sta per avere la peggio, ma ecco che riesce a passare la palla sui piedi di Dutit, Dutit, calcio basso di sinistro, insacca la palla nella porta di Lambrossi! Gol, gol e gol, Calais 1, Nantes 0. Oh, e andava bene anche per il Calais. Per una giornata lunga 100 giorni, la città era uscita dalla sua zona di vento e di vuoto. Con la sua marcia guerriera, aveva concentrato su di sé gli occhi increduli di tutta la Francia. Aveva vissuto in un sogno e aveva assaporato un riscatto. Con la lunga galoppata della coppa, era entrata in una specie di terra promessa, un luogo sconosciuto e caldo, dove tutti, soprattutto i dimenticati, possono celebrare l'interminabile festa del risarcimento, che nessuno li porterà via, finché avranno memoria, e finché avranno figli, e finché i figli, nelle serate di vento, vorranno ascoltare. C'era una volta, a lei.